Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Rappresenta i vescovi italiani che hanno chiesto ieri un immediato cessate il fuoco. Il premier israeliano Netanyahu continua a dire no. Cosa potrebbe fargli cambiare idea, secondo lei? Difficile rispondere. Forse se anche tanti lo chiedono e anche con maniera più convincente, ecco, diciamo così, è chiaro che lui deve tornare con il motivo per cui ha aperto il fuoco, che è neutralizzare Hamas. Soltanto che se neutralizzare Hamas significa 10.000 morti, è chiaro che questo ha un prezzo enorme che si paga, del motivo che paga il popolo palestinese, del motivo per cui il Papa, noi abbiamo ripreso l'appello del Papa che insistentemente tutte le domeniche non fa altro che chiedere questo, no? Quindi che cosa può farlo smettere? Forse la consapevolezza che combattere il terrorismo non è mai una cosa che si esaurisce in un'azione, a mio parere tanto più in una guerra. Il terrorismo richiede, come credo che da quello che si è letto sui giornali, anche molti americani gli hanno detto, stai attento a non fare gli stessi errori nostri. Il terrorismo è il terrorismo e va combattuto, va contrastato con, e anche forse bisogna sconfiggerlo facendo il contrario, togliendo i motivi per cui il terrorismo cresce. Tra l'altro ricordiamo che è in corso un gabinetto di guerra e il...